Bella a tutti ragazzi e bentornati nel canale di Kyle Dolph. Io sono Kyle. Io sono Dolph e oggi ci troviamo in una top 10 che riguarda i giochi sviluppati dalla Rockstar. Partiamo subito con il numero 10. Il numero 10 è The Warriors. The Warriors è un picchiaduro a scorrimento abbastanza vecchio. Esattamente un gioco uscito 12 anni fa. Vi catapulterà in una guerra tra gang, ambientata tra bande degli anni 70. Si basa principalmente sul combattimento corpo a corpo, con mosse e combinazioni. Va a ricordare i classici come Final Fight. Alla nona posizione c'è Manhunt. Principalmente horror come titolo, creato per dare angoscia al personaggio con tantissime scene di sangue. Al nostro protagonista sarà fatto credere di essere condannato a morte, per poi scoprire in futuro che è solo una farsa inventata da un uomo pazzo chiamato il regista, ossessionato dai film horror di serie B. L'elemento predominante del gioco è lo stealth, ma vi è anche azione, e ricorda un picchiaduro classico con i combattimenti verso nemici cacciatori. Red Dead Redemption Undead Nightmare, una nuova innovazione per lo zombie. In effetti, molti hanno visto e rivisto gli zombie in ambienti urbani, ma poche volte viene presa in considerazione la frontiera. Ci si trova sempre nei panni di John Marston, che senza dare troppe spiegazioni inizia questa avventura a dir poco no sense, distaccata dalla storia di Red Dead Redemption. John prende in mano di nuovo il suo fucile, uccidendo i primi zombie e continuerà a farlo per salvare il popolo. Le meccaniche di gameplay vengono prese in gran parte da Red Dead Redemption e per ovvie ragioni, con uno sparatutto al principale, una vastità di armi e senza dimenticare la gran parte della mappa da esplorare. GTA Episode from Liberty City. Tornare a giocare a GTA 4 con storie diverse è stato più che allettante con questo gioco. Dettagli accurati sul gameplay di GTA, dove si è quasi arrivati al completamento con il quinto capitolo. La varietà di situazioni non manca, e se non volete perdervi nessun titolo della saga, questo è più che consigliato. GTA San Andreas. Non crediamo abbia bisogno di presentazioni. Ha appassionato tutti noi con la sua storia tra gang e famiglia di CJ, guidando auto, facendo sparatorie e missioni stealth. Un gioco che è riuscito anche a prenderti con easter egg in realtà inesistenti, ma possibili solo con delle mod. Insomma, tutti noi abbiamo almeno passato una giornata con questo gioco stupendo che ha fatto l'infanzia di molti. Red Dead Redemption. A differenza del titolo citato all'ottavo posto, questo è sempre ambientato nel vecchio Far West, ma tratta una storia principale abbastanza seria, ambientato nel 1900. Il nostro protagonista sarà John Marston, che esplorerà il mondo di gioco avendo a disposizione anche un sacco di missili opzionali. Un gameplay bello per la zona in cui si è ambientati, con grandi e divertenti sparatorie. Purtroppo non tutti riescono a divertirsi con un gioco del genere e la maggior parte della gente, che non sa vedere oltre, nota solo un GTA con i cavalli. Una frase che lascia poco a desiderare il suicidio. Max Payne 3. Anche questa volta non si perde la natura dello shooter in terza persona. Questo titolo è abbastanza adeguato principalmente per la storia, seguita dai fan della serie fino ad oggi. Max, che è il protagonista, si ritrova in un limbo della propria vita, finché un amico non gli propone di lavorare come guardia di gente ricca che cura i propri affari in Brasile. La storia tornerà a farci giocare anche nel passato, rappresentando come dei flash per Max prima del lavoro in Brasile. Insomma, si è tutt'uno con il personaggio. Pian piano l'alcol e le pillole riusciranno a far invecchiare il protagonista prima del previsto. In terza posizione c'è L.A. Noire. Ecco a voi Los Angeles nel fine degli anni 40, nel dopoguerra dominato dal malaffare, spaccio di droga e serial killer. Il vostro alter ego sarà un ex marine che, in ritorno nella patria, entra a far parte della polizia investigativa. Una mappa liberamente esplorabile, e in questo gioco Rockstar lo è tutta fin da subito. Si ha la visuale libera in terza persona, la possibilità di guidare macchine e muoversi a piedi, missioni primarie, secondarie e collezionabili di ogni sorta. Bully, signori.
Bully. Un posto affidato più che personalmente, un gioco che ha fatto l'infanzia sia di Kyle che di Dolph. Jimmy, il nostro protagonista, viene affidato ad un collegio da sua madre, contro la propria volontà. La peggiore, a suo parere, dove regna la divisione in classi sociali, ed è proprio qui che dovrà differenziarsi, prendendo il rispetto da tutti coloro che si aggirano per la scuola. Una storia a dir poco stupenda, con un gameplay unico nel suo genere. Le armi sono molto varie, ma restano comunque nel fascio d'età del nostro protagonista. Ad esempio, non si arriverà mai ad uccidere con una pistola, ma se proprio vogliamo ferire qualcuno, lo sparapatate può accompagnare solo. Che dire, un gioco che parla da sé. E se ancora non l'avete giocato, vi consigliamo vivamente di recuperarlo. In prima posizione c'è GTA V. Per ovvie ragioni e anche approvazioni dalla maggior parte del pubblico, GTA V è il gioco del primo posto, l'ultimo della saga Grand Theft Auto uscito finora e che ha un gameplay che supera di molto i precedenti titoli. Questa volta la storia viene eseguita da tre personaggi che si ritrovano nel fare la più grande rapina della storia e chissà come andrà a finire. Infine, un'ultima cosa che rende questo titolo stupendo, oltre ai collezionabili, è la mappa e la modalità multiplayer, che fino ad oggi è rimasta intasata di persone che ci giocano interrottamente, e come dargli torto. E questa elencata ora era la nostra top personale. Invece, quella che vi mettiamo adesso in questa lista è quella riferita a quella mondiale, quella che non è fatta da noi, ma esattamente da un punteggio. Bene ragazzi, anche da questa top è tutto, speriamo vi sia piaciuta, se vi è piaciuta iscrivetevi e lasciate il like, da Kyle è tutto, anche da Dolph è tutto, è bella.